Un cordiale saluto e bentrovati a questo nuovo appuntamento con la redazione sportiva di FMTV. Anche oggi vi andiamo a raccontare tutte le vicende sportive delle nostre compagini impegnate sul territorio. Iniziamo la nostra puntata andando a vedere le immagini della finale del campionato assoluto di Sitting Volley, due giorni che si è svolta alla palestra CONI di Fermo e che ha visto la vittoria finale della squadra locale della Fluid Fermana. 15 partite in 2 giorni giocate alla palestra CONI di Fermo, 80 atleti in campo per 6 squadre provenienti da 4 diverse regioni, ossia le Marche, la Toscana, il Lazio e l'Emilia-Romagna. La classifica finale della tappa fermana del campionato italiano di sitting volley maschile vede in testa, a pari merito con 13 punti, la Fluid Fermana, squadra di casa, e la Fonte Roma Euro, seguite dalla Piano Terra sitting volley Ravenna con 9 punti, l'SD Pallavolo Bacci Campi Bisenzio e la Ponte Buggianese ferma a quota 5 e la neonata realtà di Monte San Giusto, la Duca Nero, Fea e Telusiano Volley con l'amaro risultato di 0 punti. Parla chiaro dunque la classifica e porta alle Final Six Scudetto in programma Modena i campioni in carica di Roma e la guerritissima compagine fermana. I due team usciti trionfanti da questo ultimo weekend dovranno contendersi il titolo con le già qualificate squadre di Nola Città dei Gigli, Up Volley Aversa, Brembate e l'appunto allo 0 Parma. Ci credeva fermamente il presidente della pallavolo fermana Remo Giacobbi e i suoi ragazzi non lo hanno deluso, ottenendo così una doppia soddisfazione considerando che oltre al team maschile anche la compagine femminile lo scorso settembre aveva conquistato il pass per le fasi finali del proprio campionato. I gialloblu infatti a Modena scenderanno in campo sia nella competizione maschile che in quella femminile, così come faranno anche Roma e Nola, a testimoniare il grande impegno che tutto il settore del sitting volley sta mettendo nella diffusione di questa disciplina paralimpica che porta la pallavolo giocata anche tra atleti disabili. Una dedizione da parte di tutta la società che permette alla scuola di pallavolo fermana di primeggiare in questa nuova frontiera della pallavolo, riuscendo inoltre a diffondere dei messaggi importanti come la grande correttezza e il grande senso dello sport che hanno trovato la loro massima espressione in queste 2 giornate. Atleti normodotati e atleti disabili insieme in squadra e avversari sul campo hanno dato la prova che si può essere diversamente abili sì, ma di certo si è ugualmente atleti. È stato questo il motto della tappa fermana del campionato, un motto condiviso dallo stesso presidente del Comitato Paralimpico Fermano Daniele Malavolta, anche lui presenta l'appuntamento a certificare che la realtà del sitting volley sta vivendo una fase di costante crescita, considerando che ogni anno nascono nuove squadre che fanno ben sperare per il futuro tricolore di questa disciplina. Ad assistere agli incontri erano presenti anche Emanuele Fracascia, CT della Nazionale Italiana di Sitting Volley maschile, e Amaury Ribeiro, CT di quella femminile, ed entrambi hanno potuto constatare con i loro occhi l'intento della scuola di pallavolo fermana nel raggiungere l'obiettivo di diffondere la cultura del sitting volley nella scuola e tra la gente. Una parte di questo proposito di certo è stato centrato data la presenza di un pubblico mai visto nelle precedenti tappe del campionato sugli spalti della palestra CONI, senza dimenticare l'arrivo nel pomeriggio dopo le gare di tanti curiosi per partecipare all'Open Day, dove tanti giovanissimi hanno avuto l'opportunità di cimentarsi in questa disciplina sempre più spettacolare. Presidente, sicuramente un evento molto bello che riesce a coinvolgere tante realtà di questa pratica e che oggi trova la sua espressione massima nel massimo campionato e nel massimo torneo a livello regionale e non. Certo, è uno sport, comincio un po' dall'inizio, 4 anni fa quando siamo nati non sapevo neanche cosa fosse questo sport. Ci sono stato tirato dentro e sono contentissimo di aver fatto questo passo perché è uno sport bellissimo per atleti veri. E si può vedere anche dalle partite in corso e siamo nati così 4 anni fa, siamo cresciuti, l'anno scorso abbiamo fatto il 3° posto ai campionati italiani, quest'anno stiamo facendo questa tappa e speriamo di qualificarci per Modena domenica prossima per le finali nazionali, per le quali ci siamo già qualificati per la squadra femminile. E poi mi piace tanto perché questo movimento sta crescendo molto nelle Marche. Orgogliosamente devo dire anche grazie a noi, la prima società delle Marche a fare sitting volley, e ci ha seguito tanta gente, abbiamo fatto tanti incontri nelle scuole delle Marche, dalle elementari fino alle superiori. È nata anche grazie al nostro aiuto, alla nostra partecipazione, al nostro allenamento insieme una squadra qui nel Maceratese,
per cui sono veramente contento di essere il presidente di questa società che rappresenta questo sport bellissimo. Uno sport che oltre a dare soddisfazione a livello di numeri dà anche soddisfazione a livello di risultati, quindi c'è anche una qualità molto eccelsa qui a Fermo. Sì, sì, su questo sì, perché ho detto essersi qualificati al terzo posto ai campionati italiani dell'anno scorso ci ha dato uno sprint ancora di più e quest'anno speriamo di andare a ripetere la stessa prestazione, magari cercando di migliorarci un po', vediamo. Ma a livello, comunque ho visto che da 3 anni a questa parte, a livello nazionale, queste sono squadre che io ho già visto giocare l'anno scorso nei vari tornei in giro per l'Italia, è uno sport che comunque qualitativamente è molto cresciuto. Anche come CIP sicuramente la manifestazione di oggi è un bel biglietto da visita che certifica il grande lavoro fatto in collaborazione con le società del Fermano. Sì, complimenti alla scuola di pallavolo Fermana che sta facendo passi da gigante, grande lavoro e grandi risultati. Complimenti al presidente e a tutta quanta l'associazione per aver centrato un duplice obiettivo, quello di qualificare alle finali sia la squadra femminile che maschile. Chiaramente come CIP Marche chiederemo di più, non il terzo posto Remo, ma ti sei sbilanciato un qualcosa di più. La cosa bella è che anche a livello nazionale il CIP nazionale sta investendo tantissimo insieme alla FIPAV, sta investendo tantissimo in questo sport che sta crescendo molto, e quindi complimenti a tutti e complimenti alla scuola di pallavolo di Fermana per gli eventi che organizza e che ha già in mente di organizzare in futuro. Uno sport che sta prendendo sempre più piede, sono stati tanti gli eventi, soprattutto in questo 2019, organizzati dalla scuola di pallavolo Fermana, ma anche in collaborazione col CIP. È uno sport che riesce a coinvolgere sempre più generazioni, tant'è che oggi pomeriggio ci sarà anche l'Open Day. Sì, sì, beh, queste sono grandissime iniezioni per promuovere questo sport. E questo pomeriggio, come dicevi te, chi vuole può venire a provare questo, avvicinarsi a questa realtà che sta crescendo e sta facendo grandissimi passi da gigante. Sono molto concreti e molto decisi. Come CIP Marche un solo grazie. Ieri un evento bellissimo nelle scuole, anche lì sensibilizzazione, campagne di sensibilizzazione per attirare nuovi atleti. Complimenti ancora e buone schiacciate a tutto lo staff. Siamo con Mauri Ribeiro, allenatore della nazionale femminile di sitting volley. Sicuramente quello di oggi è un evento che dà lustro a questo movimento e che onora questa pratica sportiva. Sì, questa è una testimonianza che il movimento della sitting volley è in crescita, perché anno a anno vengono più squadre e qui si vede che la sitting volley sta sulla strada giusta e con la crescita del movimento. Un movimento che si incentra anche sul sociale, oltre che il lato agonistico, che comunque è preponderante in uno sport di squadra. Sì, vero, perché si vede qui persone normodotate con disabili giocando insieme e si fa vedere che quando si gioca, si tinvole, si siede per giocare, siamo tutti uguali, non ci sono differenze. E così si vede che è uno sport troppo inclusivo e questo se tutti si divertono, questo porta soddisfazione a tutti, anche per chi guarda questo sport. Mister Emanuele Fracascia, allenatore della nazionale di sitting volley maschile, bene, questo siamo oggi presente al massimo evento, no? Il campionato italiano assoluto, ecco, che livello ha trovato e che tipo di organizzazione ha trovato? Un'ottima organizzazione, Fermo ormai è una certezza quando si parla di sitting volley. Il livello tecnico forse leggermente inferiore a un altro girone del campionato italiano che ho seguito a Napoli, però c'è agonismo, c'è competizione, quindi, e c'è anche divertimento.
e quindi diciamo non manca niente. Sono venuto anche per seguire quelli che sono gli atleti che fanno parte del gruppo della nazionale, per vedere un po' come affrontano queste partite. Agonismo e competizione, che sono due elementi fondamentali in questo tipo di pratica sportiva, che sta crescendo sempre più e che fa dell'inclusività un valore sicuramente aggiunto. Assolutamente, questo diciamo che è il primo motivo del sitting volley. Non è solo la partita o il campionato italiano, ma il sitting volley è tanto di più. Il sitting volley è inclusione, sedersi a terra e sentirsi tutti uguali e dimenticarsi delle disabilità. Poi chiaro, più possibilità ci sono di giocare per tutte le squadre, meglio è, più cresce questa disciplina. Un conto è allenarsi e basta, un conto è confrontarsi, perché l'altro elemento importante oltre all'inclusione è quello del confronto, soprattutto per le persone con disabilità, che magari hanno meno possibilità di confrontarsi in altri campi, no? E quindi questo è importante per loro, avere tante possibilità di giocare. Una bella manifestazione che si è conclusa anche con questa vittoria della squadra fermana, ma quello che è stato importante è che questo sport continua a creare aggregazione e continua a creare interesse. Questo senz'altro. Io sono stato incaricato dal professor Garino, delegato provinciale, di portare i saluti del CONI e anche del dottor Luna, Fabio Luna, che è il presidente regionale. Ho visto per la prima volta il sitting volley fatto presso la palestra CONI, ho visto che ha portato tantissimo entusiasmo e ha dato possibilità anche a persone che non avessero potuto fare altri sport di farlo, e questo è nettamente positivo. Quindi ho visto prima anche l'assessore allo sport, che è venuto a vedere tra i tanti impegni che ci aveva, e sono proprio soddisfatto della manifestazione. Senz'altro a questo sitting volley faremo gli auguri di continuare su questa strada. Lorenzo Giacobbi, una bella manifestazione che si è conclusa anche con questa strepitosa vittoria finale, che aggiunge un valore importante in più per voi. Sicuramente è stata una bellissima due giorni di sitting volley. E ci siamo qualificati per la Final Six anche con la maschile, dico anche perché la prima settimana di maggio eravamo riusciti a qualificarci già con la femminile, e siamo una delle tre società che si presenteranno quindi alla finale scudetto sia con la maschile che con la femminile. È un bellissimo risultato, sicuramente ce lo auguravamo e siamo davvero contenti. Un risultato che certifica un'attività costante nel far conoscere, nel promuovere questa disciplina sportiva, che soprattutto su questo territorio sta sempre prendendo più piede. Sì, è una disciplina in forte crescita, diciamo a livello nazionale e nelle Marche stiamo dando il nostro piccolo contributo per farla crescere. E ci sono due società attualmente nelle Marche, noi e Raffaele Luciano di Monte San Giusto, e speriamo che entro la fine dell'anno ci siano altre realtà, perché questo vuol dire aver seminato bene in questi anni e poter raccogliere dei frutti che permettono poi una crescita collettiva di tutto il movimento del sitting volley. Spostiamoci ora alla palestra Appoggetti di Fermo, dove si sono svolte le finali nazionali del campionato italiano di specialità gold di ginnastica artistica maschile, una manifestazione che ha visto la partecipazione di circa 150 atleti provenienti anche da fuori regione, oltre a una nutrita partecipazione del pubblico di Fermo. Il ricco fine settimana sportivo offerto dalla città di Fermo ha coinvolto anche la palestra Appoggetti, che ha ospitato la finale nazionale del campionato di specialità gold di ginnastica artistica maschile. L'evento, organizzato dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Vittoria Fermo, si è svolto in due giorni e ha visto la partecipazione di circa 150 atleti che si sono sfidati nelle varie specialità sia a corpo libero che con gli attrezzi. La prima giornata è stata dedicata alle gare di qualificazione junior e senior, che hanno avuto inizio a partire dal mattino per poi terminare nel tardo pomeriggio, mentre il giorno successivo si sono svolte nel corso dell'intera mattinata tutte le finali suddivise per categorie e specialità, che si sono concluse con la premiazione degli atleti classificati per i primi tre gradini del podio di ogni specialità della ginnastica artistica. Una manifestazione di portata nazionale che ha visto la partecipazione di atleti provenienti da diverse regioni d'Italia e tutte le
operazioni di logistica e organizzazione sono state magistralmente condotte dalla società Vittorio Fermo, che fin dai primi tempi ha partecipato all'attività federale nei settori della ginnastica artistica maschile e femminile, oltre che della ginnastica ritmica sportiva, senza dimenticare tutto il mondo e il lavoro dedicato all'attività addestrativa dell'associazione, che è stata anche riconosciuta ufficialmente dal CONI con l'istituzione dei centri di avviamento allo sport, un importante riconoscimento notato e certificato dalla Federazione Ginnastica d'Italia, che ha riconosciuto al sodalizio la qualifica di scuola di ginnastica. Un bellissimo evento condito da tante presenze anche sugli spalti e tantissimi atleti che si stanno sfidando e gareggiando nelle varie specialità. Sì, è vero, no, sono a portare il saluto del presidente, no, Gherardo Tecchi, in questa manifestazione molto ben organizzata dalla società Vittorio Fermo. E un ringraziamento alla società, al presidente, per questo sforzo fatto, che in questo evento così importante. Un saluto a tutto il pubblico presente e soprattutto agli atleti che hanno dato vita a questa manifestazione, a questa gara, con tanto impegno e dando dei risultati veramente importanti. Una presenza opportuna a questo evento di carattere sicuramente nazionale, con sicuramente un livello molto alto, che è una bella cartolina per questo sport. Assolutamente sì, siamo qui oggi, che è anche 2 giugno, festa della Repubblica, a festeggiare la Repubblica con questo bellissimo sport che è la ginnastica artistica maschile. A Fermo, con l'organizzazione della società Vittorio Fermo, un centro su cui la federazione punta molto, è un centro federale di alto livello, in un territorio, quello fermano, che offre ai ginnasti che prendono parte alle competizioni e alle loro famiglie certamente è un momento anche di cultura e di enogastronomia e di territorio, che sono, come dire, elementi che vanno assieme quando parliamo di sport. Una bella giornata di sport, una bella giornata per la festa della Repubblica, e ce la stiamo tutti godendo. A Vittorio Fermo, vera, diciamo, motore organizzatrice di questo riuscitissimo evento, ecco, quali sono stati i numeri principali e quali sono state le prime positive impressioni? Noi siamo abituati ad organizzare gare a questo livello, perché sono anni che ci prestiamo per la federazione a organizzare eventi così ad alto livello, e i numeri sono abbastanza importanti, perché abbiamo avuto 154 presenze da tutta Italia, perché è una gara molto sentita, in quanto questi ragazzi si possono presentare in campo eventualmente solamente per 1 o 2 attrezzi, non c'è bisogno di avere un concorso completo sui 6 attrezzi, quindi si sono viste delle bellissime presentazioni di esercizi, e la gara è ancora in corso, quindi abbiamo fatto solamente i primi 3 attrezzi della finale, i migliori 6 di ieri che si sono qualificati, oggi si incontrano ancora una volta. Io devo ringraziare la federazione per la fiducia che ci dà, in quanto noi ogni anno organizziamo gare di questo livello, che sono almeno 3 o 4, sono abbastanza impegnative, perché l'organizzazione è una cosa molto importante, impegnativa, anche perché poi quando vengono gli atleti devono trovare un po' le condizioni ideali per poter lavorare. Fortunatamente in questa palestra federale l'attrezzatura è di altissimo livello, quindi loro fanno piacere venire qui, proprio perché lavorano con l'attrezzatura olimpionica, quindi si trovano bene. E dicevo, ringrazio la federazione per questa opportunità, perché a Fermo è diventato un centro di eccellenza, in quanto ci sono anche ginnasti di livello internazionale che si allenano qui insieme ai nostri ginnasti piccoli, che stanno dando anche loro dei buonissimi risultati, visto anche gli ultimi campionati assoluti per le categorie allievi. Poi volevo ricordare che la nostra attività addestrativa per i bambini più piccoli si concluderà domenica prossima, domenica 9, al Palasavelli, con il saggio finale, classico appuntamento con tutte le famiglie dei bambini che frequentano i nostri gruppi, che ne sono tantissimi, quindi
questo è un appuntamento anche magari per il pubblico che non partecipa normalmente alla nostra attività, per venirci a vedere e a conoscere la ginnastica, anche se in piccole dosi, perché in quell'occasione non faremo grandissimi esercizi, però si potranno rendere conto dell'attività che i bambini fanno durante il periodo dell'anno scolastico, quindi questo invito. Volevo salutare anche tutti gli ascoltatori a nome del professor Vincenzo Carino, che purtroppo oggi non è potuto intervenire alla manifestazione, che è il delegato della delegazione del CONI della provincia di Fermo, e il quale mi ha pregato di ricordare che oggi è la giornata nazionale dello sport, oltre ad essere il 2 giugno, quindi una cosa molto importante per il mondo sportivo. Voltiamo pagina e andiamo a vedere le immagini della finale del campionato nazionale di nuoto sincronizzato che si è svolta all'impianto natatorio di Fermo, una bellissima manifestazione che ha visto la partecipazione di tante atlete di tutte le età provenienti da varie regioni d'Italia. Sono state ben 550 le atlete che hanno partecipato al campionato nazionale di nuoto sincronizzato che si è tenuto presso la piscina comunale di Fermo. Il sipario sull'evento si è alzato nella mattinata di venerdì 31 maggio, dove si è dato inizio ad un programma agonistico articolato su diverse categorie che hanno coinvolto una fascia di età a partire dai 10 anni sino al campionato master. Sono stati 3 giorni di gare molto intensi quelli a cui hanno potuto assistere con ingresso gratuito i tanti appassionati e curiosi che hanno affollato le gradinate dell'impianto natatorio fermano. Anche da fuori regione sono state infatti tante le presenze, considerando la portata nazionale dell'evento organizzato dalla società Virtus Buonconvento e dalla Confsport Italia con il patrocinio del comune di Fermo. Grande soddisfazione per la società di nuoto fermana del dirigente Marco Cicconi, che si presentava a questa manifestazione con 30 atlete impegnate nelle diverse gare suddivise per categorie. Ma oltre a questo dato, per la Virtus si trattava anche del secondo evento importante di nuoto sincronizzato ospitato a Fermo. Lo scorso anno infatti si tenne una tappa del circuito regionale con risultati molto positivi che si sono ripetuti anche in questa 3 giorni, considerando la grande partecipazione sia delle atlete che delle famiglie fermane. Un calendario di eventi, quello della Virtus Buonconvento, sempre in costante aggiornamento. È infatti già in programma per le date del 19 e 20 ottobre un torneo di pallanuoto di carattere nazionale riservato alla categoria Under 13. Tante iniziative dunque che non si limitano solo al lato agonistico, ma si estendono anche su quello commerciale, in quanto il prestigio delle varie manifestazioni riesce a coinvolgere tanti appassionati degli sport natatori di tutto lo stivale e a beneficiarne, come certificano questi 3 giorni consecutivi di gare. Sono state le strutture ricettive fermane che hanno ospitato atleti e famiglie che ora si preparano alla prossima ondata. Un impegno condiviso e supportato anche dall'amministrazione comunale di Fermo, che, come dimostrano le migliorie per la piscina programmate in questo periodo estivo, che prevedono il cambio di tutte le vetrate come intervento principale, rendendo così l'impianto una struttura adatta e ospitale per i tanti eventi segnati sull'agenda della Virtus Buonconvento a partire dalla nuova stagione. Concludiamo ora andando a vedere le migliori immagini dell'Artificio Urban Festival, un bellissimo momento di convivialità che si è tenuto in Piazza del Popolo a Fermo, un evento patrocinato dalla stessa amministrazione organizzato dall'associazione Decibel Lab Fermo.
con quest'ultimo servizio abbiamo concluso la nostra puntata. Diego Pierluigi vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima settimana, augurandovi una buona continuazione con la programmazione di FM TV.